con la manovra, nonostante le bocciature, da ultimo quelle delle agenzie di rating Moody's & Fitch. Anzi, il governo rilancia con un piano di investimenti concordato con i grandi manager delle aziende partecipate riunite a Palazzo Chigi. Abbiamo illustrato alle principali aziende di Stato, che erano tutte ben rappresentate, abbiamo illustrato la nostra manovra, i dettagli soprattutto per quel che riguarda il piano di investimenti. E per quanto riguarda i numeri abbiamo esplicitato che stiamo parlando di 20,7 miliardi per il prossimo triennio. Parlo di quelli che abbiamo stanziato con questa legge che andiamo adesso ad approvare. Gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Quindi questa è la promozione che mi interessa, che coloro che fanno impresa garantiscono migliaia di assunzioni nei prossimi mesi grazie al superamento della legge Fornero. Però l'agenzia ci ha detto che bisogna... È l'agenzia. Io vorrei dire anche un'altra cosa, che tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quella attuale. Perché significa... Ragazzi, ha parlato il Presidente del Consiglio, dai. Dopo il Presidente del Consiglio non parla nessuno. Solo l'agenzia Fitch. Dopo il Presidente del Consiglio non parla nessuno. Nessun passo indietro, dunque, con una manovra da 36,7 miliardi di euro illustrata dal ministro dell'Economia Tria in una nuova audizione in commissione bilancio di Camera e Senato.